Questo Pitti sarà da un lato il Pitti della rinascita, dopo uno stop che è durato un anno e mezzo, torniamo in presenza. Sarà anche un Pitti rispettoso del momento che sta vivendo il paese, quindi meno fronzoli, più sostanza, più sobrietà. Sarà un Pitti segno della grande collaborazione tra le istituzioni, governo, regione, comune di Firenze, mondo degli industriali, degli imprenditori, e non a caso avremo ben due ministri nell'edizione che si sta per aprire. Avremo il ministro Giorgetti all'apertura di domani e il ministro Di Maio in visita agli stand il 1 luglio, il che dimostra anche la vicinanza del governo su questo obiettivo che, ricordo, abbiamo raggiunto primi in Italia, per cui Pitti Uomo sarà la prima fiera internazionale in presenza di tutto il calendario italiano. Dobbiamo sfruttarla anche facendo tesoro di quello che abbiamo imparato anche in questo caso dal Covid, perché sempre di più nel mondo della moda entrano le nuove tecnologie, entrano i linguaggi digitali, entrano le piattaforme virtuali di promozione, e quindi siamo, come dire, al lavoro anche per pensare ad un Pitti sempre fisico, sempre legato alla bellezza di Firenze, ma anche capace di aprirsi ai nuovi linguaggi di promozione sul web e di aprirsi anche, come sempre, alle novità della moda, ai talenti, ai nuovi prodotti e ai nuovi filoni che vengono poi premiati dai cittadini, dai consumatori in tutto il mondo.